Ciao ragazzi, come state? Sono tornato. Avete passato una buona estate? Io piuttosto bene, dai. Stamattina mi sono svegliato e ho detto: che giorno è oggi? Il 4 settembre, bene. Allora ho fatto un calcolo e ho visto che tra 10 giorni, ovvero il 14 settembre, esce al cinema il nuovo film della Disney Pixar, ovvero Cars 3. Mi sono detto, ma io no, che sono un grande amante della Pixar, io sono cresciuto praticamente con la Disney e anche quindi con la Pixar in generale, non ne ho mai parlato in un mio video su YouTube. E allora mi sono detto, dai no, oggi, dato che ho un attimo di tempo, ne parlo. E vorrei quindi con voi ripercorrere davvero dall'inizio del primo film Disney Pixar che è uscito, ovvero il primo Toy Story, fino poi ad arrivare a dove siamo arrivati adesso, diciamo. Quindi vorrei dirvi un po' la mia su questi film della Pixar, quali sono quelli che mi sono piaciuti di più, quelli che mi sono piaciuti di meno, anche se comunque, ve lo dico già da adesso, mi sono piaciuti praticamente tutti i film della Pixar. Quindi, il primo film Disney Pixar, che è il primo Toy Story, ho qui il DVD, zoom, e quanto è bello questo film, no davvero, quanto è bello. Non credo che abbia bisogno di presentazioni, è del 1995... secondo Wikipedia, e mentre il DVD dietro mi dice 96, quindi dove sta la verità non lo so. Prima degli anni 2000 siamo sicuramente, e questo film è sicuramente un'innovazione. Innovazione nel campo appunto dell'animazione computerizzata, è il primo film in assoluto che è stato realizzato interamente con il computer. E la trama credo che non abbia bisogno di essere spiegata, credo che tutti almeno una volta nella vita abbiano visto almeno il primo film di Toy Story. Ah no, una persona che non l'ha visto la conosco, il mio amico Rudy, ma lui è un caso a parte, lasciamolo fare. Toy Story quindi racconta di questo bambino Andy, che è il protagonista in qualche modo, anche se i protagonisti in realtà sono i giocattoli, e ha questi giocattoli. Questi giocattoli prendono vita quando Andy non si trova in stanza, parlano tra di loro, compicciano cose, insomma. Arriva a un certo punto questo Buzz Lightyear, tra l'altro io vorrei farvi vedere una cosa per la quale dovrebbe farvi capire quanto io sono patito della Disney Pixar e quanto sono davvero patito della Pixar in generale. Vi faccio vedere, io c'ho davvero Woody, che tra l'altro potrebbe anche parlare, non gli si può tirare la cordicella come nel film originale, bisognava premere i bottoni, però ha le batterie scariche, neanche le sto a rimettere perché tanto comunque parlerebbe in inglese, quindi insomma. Comunque è presente, e avrei anche un mini Buzz Lightyear, eccolo qua, un mini Buzz Lightyear, ci si deve accontentare di questo fondamentalmente, e ho veramente un sacco di personaggi di Toy Story. Questo per farvi capire insomma quanto sono davvero patito di questo film, di questa saga. Toy Story 1, un capolavoro assoluto, veramente mi è sempre piaciuto. Passiamo al secondo film che non ho in DVD e che avrò visto sì e no una o due volte massimo nella mia vita, che è A Bug's Life Mega Mini Mondo. Questo film che del 98, stando a Wikipedia, parla di queste formiche che però vengono minacciate, mi sembra, da queste cavallette che gli vogliono rubare, insomma, che le cavallette cosa vogliono? Non vogliono, diciamo, lavorare per procurarsi il cibo d'inverno, vogliono che siano appunto queste formiche a lavorare per loro. Ed è interessante poi questo protagonista, che non mi ricordo come si chiama, insomma, per farvi capire che non è un film che abbia visto moltissimo, quasi per niente, insomma. Però mi ricordo che incontra dei personaggi del circo, e c'è la Cuccinella, e c'è il Brucaliffo, quello lì che fa "sono una magnifica farfalla", tipo una cosa del genere. Ecco, questo forse non è tra i miei preferiti della Disney Pixar, il fatto che non ce l'abbia neanche in DVD vi fa capire che insomma forse non è proprio il mio preferito, anche se comunque riconosco sia un bel film d'animazione, senza dubbio. Beh, trovo meno un film della Pixar che non sia un bel film d'animazione. Passiamo avanti e arriviamo appunto al 1999 con Toy Story 2, Woody e Buzz alla riscossa. Questo ho il DVD, e che dire, sì, quello appunto di Toy Story, non ho Jessie, non ho, a parte Buzz che vi ho fatto vedere prima, non ho la bambola Jessie, ho detto
a mia madre quando ero bambina, no, io le bombole da femmine sinceramente no, quindi mi sono accontentato di Woody, di Buzz, dei personaggi maschili, diciamo. E che dire, come sequel è un bel sequel. Ovviamente Woody viene rapito per un incidente che succede a un mercatino dell'usato dove Andy sta vendendo giocattoli vecchi, viene rapito e quindi Buzz e tutta la congrega di amici si mettono in giro per la città per ritrovarlo. Nel film appunto incontriamo Jesse, incontriamo Bullseye, incontriamo quello delle miniere che ora mi sfugge il nome, cercatore d'oro, dice, cioè, che poi si rivelerà essere, diciamo, tra virgolette, l'antagonista del film. Veramente molto molto bellino per essere un sequel e per essere sempre un film ovviamente per bambini e per ragazzi. Bene, poi passiamo al quarto film, che è Monsters & Co. Anche di questo ho il DVD e l'unica cosa che sono riuscito a trovare in casa è una miniatura di Sally, per l'appunto, senza un corno, perché per l'appunto non ho un giocattolo intero. Io veramente non so perché tutti i giocattoli che trovo sono a pezzi. Monsters & Co. Bellissimo. Ci sono questi due mostri, Sally e Mike, che sono amici e lavorano appunto come spaventamostri, quindi il loro compito insieme agli altri mostri è quello di spaventare i bambini, proprio di andare nelle case, nelle camere dei bambini e spaventarli. E chi in base allo spavento più grande, insomma, hanno un punteggio. Incontrano questa bambina per puro caso e ovviamente non hanno il coraggio di farla rimanere da sola, per questo se la tengono e la nascondono, la crescano un po', insomma, e quindi si ritrovano a fare un po' come i genitori di questa bambina, insomma. Un grande significato dietro, mi è piaciuto davvero tanto Monsters & Co. Poi andiamo avanti e arriviamo alla Ricerca di Nemo, di cui io non ho il DVD, mi sembra, a meno che non l'abbia lasciato di là. Alla Ricerca di Nemo, quindi non ho neanche nessun pupazzetto di Nemo, insomma. Non sono mai stato un fan troppo di Nemo, diciamo, anche se comunque mi rendo conto che sia davvero un gran bel film di animazione anche quello. Cioè, è difficile parlare della Pixar, perché alla fine si rischia di essere ripetitivi, perché tutto ciò che fanno, tutto ciò che hanno fatto nella storia con i loro film d'animazione sono tutti film belli, sono tutti film che vale la pena di essere visti almeno una volta nella vita, quindi è difficile, rischio di essere ripetitivo. Alla Ricerca di Nemo parla appunto di questo padre che perde il figlio Nemo, appunto, che viene rapito, in qualche modo viene preso, insomma, da un motoscafo, e quindi lui si mette in cerca del figlio per tutto l'oceano, poi incontrerà Dory, dopo varie peripezie, insomma, riuscirà a ritrovare il figlio in qualche modo. Ed è veramente un film fantastico, fantastico, dell'amore proprio di un genitore verso il figlio, no? Disposto a fare tutto per il figlio, è una cosa fenomenale. Rimango tutte le volte che vedo dei film del genere, cioè sono veramente sensazionali, c'è poco da fare. Poi arriviamo a uno dei più amati dei film della Disney Pixar, sicuramente, che è Fammelo Prendere, in mezzo a tutto sto casino di giocattoli. Gli Incredibili. E questo film è davvero incredibile. No, aspetta, ho anche la miniatura. Sì, sono riuscito a ritrovarla. Vi ricordate la miniatura? Questa è la miniatura di Mister Incredibile, quello che si trovava appunto all'uscita del film negli ovetti Kinder Sorpresa. Cosa posso dire di questo film? Lui, Mister Incredibile, che è, diciamo, il protagonista in assoluto, la società non gli permette più di essere un supereroe, insomma, torna super, diciamo, cerca di tornare super quando, diciamo, una donna lo ingaggia e dice di fargli fare, insomma, il supereroe senza che lo venga a scoprire. Quindi lui ritorna, diciamo, a rimettersi la tuta e a fare il super senza dire niente alla moglie, senza dire niente ai figli, insomma, fino poi però a dover coinvolgere tutta la famiglia. Ed è bello perché tutti i membri della famiglia hanno dei superpoteri, cioè, che questi sono film veramente della mia infanzia. Questo uscì nel 2004, mi sembra, sì, uscito nel 2004. Ci siamo sempre chiesti come poteva proseguire questa storia, perché poi finiva con questo nuovo super cattivo che poi arrivava, che c'aveva questa mano meccanica, tipo braccio meccanico, che arrivava e noi si vedeva loro e tutta la famiglia che si rimetteva le tute da supereroi e che poi entravano in scena. E siamo rimasti lì, fondamentalmente, per quanto abbiamo aspettato un sequel di Gli Incredibili. E infatti poi quando 2 anni fa mi sembra sia stato annunciato che nel 2018, scusatemi, quindi il prossimo anno dovrebbe uscire Gli Incredibili 2, insomma,
tanta roba. Io sono nell'ossionamento un bambino, come migliaia e migliaia di ragazzi della mia età. Io ho 19 anni, ma per questi film torno bambino. Anche perché questi film cosa hanno di bello? Che non sono pensati solo per i bambini. Non sono pensati solo per i bambini, sono pensati anzi proprio anche per gli adulti. E questa cosa è una cosa che può piacere o meno. A me sinceramente piace molto il fatto che i film d'animazione della Pixar sono anche per adulti, così ho sempre una scusa magari per andarli a vedere. E c'è invece chi dice, cioè a me guarda, un film d'animazione se lo devono fare per i bambini, che lo facciano solo per i bambini, quindi che facciano delle cose che possono capire solo i bambini e che possono capire solo loro. La Pixar si diverte invece a mascherare il fatto che è un film da bambini per far divertire sia i bambini sia gli adulti, e quindi i genitori che accompagnano i figli al cinema. E questa cosa è una cosa meravigliosa, secondo me, veramente bella, 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 bella.